Vogue 2015, giorno 31. Sono arrivato sino in fondo di quella che è stata una sfida più con me stesso che con YouTube. È stato certamente un modo di dare un po' di movimento al mio canale YouTube. Nel periodo di agosto, in cui generalmente molti canali hanno un momento di stasi, certamente ho creato un po' di movimento in più, che era in parte anche quello che volevo fare, ma soprattutto ho voluto mettermi in gioco. Voga, vlog ogni giorno in agosto, è stato un modo per me di imparare una cosa, che è una cosa che non si smette mai di imparare, anche essendo uno youtuber di comunque da più di un anno, di una media data, ho imparato a essere molto più naturale quando sono davanti alla telecamera, che è una cosa che girando un video una volta alla settimana è difficile da imparare comunque, perché nonostante tutto, sino a qualche tempo fa, ancora quando giravo Diario di Viaggio on the road, mi sentivo un tantinello nervoso, cercavo di comunque impostare le mie cose, cercavo di preparare il lavoro con calma durante la settimana, mentre adesso sto girando il video molto più di getto, e generalmente cerco di girare di getto le FAQ, le altre cose, alcuni video tag, ma in questo caso sto tenendomi di getto, infatti mi mancano un po' gli argomenti, ma sono soddisfatto alla fine. Spero di essere riuscito anche a intrattenervi senza annoiarvi molto, ho cercato di tenere i Voga il più breve possibile anche per questo scopo. Ora naturalmente Voga ritornerà l'anno prossimo, sempre ad agosto, sarà vlog ogni giorno di agosto 2016, però nel frattempo ho tante altre cose in cantiere e entro la fine di questo mese, il conto di cominciare il 24 settembre, ritornerò con Vita da Tecnico. In questi giorni abbiamo già cominciato a studiare alle puntate della prossima stagione, di questa stagione che ricomincerà a settembre, e ci saranno anche alcune novità, perché ho alcune cose in mente che voglio portare sul mio canale e alcuni format che mi piacerebbe introdurre. Bene ragazzi, io sono Grizzly, vi ho intrattenuto per questi 31 giorni di agosto, adesso continuerò a intrattenervi con Diario di Viaggio on the road e presto con Vita da Tecnico, e sempre presto con tante piccole novità che arriveranno sul mio canale, per cui per l'ultimo giorno dei Voga, se sono riuscito a divertirvi, a stuzzicarvi, a farvi sorridere, vi ricordo di fare pollice in alto, di iscrivervi al canale per non perdere le novità che arriveranno, e infine di condividere questo vlog, o comunque di condividere i miei contenuti con i vostri amici sugli altri social network. Io vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo a Voga 2015, e noi ci vediamo domenica prossima con il prossimo vlog, e poi con tutti gli altri contenuti del mio canale. Ciao a tutti!